Siamo tornati. Sì, lo so che sono in ritardo tipo di una vita. Abbiamo già raggiunto tipo i 280 iscritti, quindi non so perché, ma è grande. E fa caldo molto. E io indosso sempre la solita maglia. Comunque, oggi siamo qui per parlare di Dragon Ball Super. Sì, perché mia sorella è tanto buona e me ne ha comprato una copia. Io non avevo mai avuto un fumetto giapponese, un manga. E quindi ho detto, ehi, compriamo quello con la copertina più figa. Ed è tipo il secondo volume. C'è scritto qui, questo è un 2. E parla praticamente, è costato 4,50 euro ed è un'uscita di giugno 2017. Ed è fighissimo perché, beh, a parte che non l'avevo mai avuto. Quindi completa un po' la mia collezione di... La mia collezione. E parla praticamente di un casino di cose. Io non mi aspettavo che un manga parlasse di così tante cose, ma ricopre praticamente due saghe dal torneo del sesto settimo universo agli inizi di quello di Black Goku. Quindi effettivamente mi è piaciuto tantissimo, ci sono disegni spettacolari e lo leggi abbastanza facilmente, si legge ovviamente da destra verso sinistra, e ci sono dei disegni davvero niente male. Lo leggi in, che ne so, mezz'oretta, però rimani estasiato da certe immagini e certe trovate che sono diverse da quelle dell'anime ed è tutto più veloce, incredibilmente veloce, perché l'anime era veloce, il fumetto è iper veloce. Comunque, Toyotaro non è male come disegnatore, quindi alcuni lo criticano perché è lontano dallo stile di Toriyama, che era più, come dire, più preciso, ma è bravo, non è male. Non che io sia un grande esperto di fumetti, guarda. Potrò avere anche la faccia da nerd, ma fumetti non ne leggo. Questo è infatti il primo. A meno che non consideriamo, c'è cioè, tipo una versione speciale di Spider-Man. Il primo Ultimate Spider-Man, cioè, bellissimo. E niente, magari vi faccio vedere qualche paginetta interessante. Vabbè, all'inizio c'è una breve presentazione con i character design, quindi i personaggi, e si prosegue e si inizia per l'appunto con la verità su Frost, quindi ci sta lo scontro fra Goku e Frost, dove Frost utilizza l'arma illegale col veleno per mettere a tacere il povero Saiyan, che risulta sconfitto, non capisce effettivamente come cacchio è successo. E poi però subentra Vegeta e lo sconfigge in 4-4-8 e viene rivelato per l'appunto il suo fatto del veleno e quindi Frost viene sconfitto barra eliminato dal torneo. E poi si va subito dopo allo scontro contro It, mi sembra, che è il terzo capitolo, contro Kaba. Oh, questo è l'inizio del capitolo con Kaba, quindi c'è lo scontro di 3 secondi con Vegeta dove praticamente nell'immediatezza riesce ad insegnargli il Super Saiyan in 2 secondi, così boom, come se bastasse vederlo per replicarlo. Questa è una cosa che non ho mai capito. Ah, ecco, qua ci sono due bellissime scenette dove diventa Super Saiyan e subito dopo Vegeta fa lo sborone e gli fa vedere il Super Saiyan blu. Come se potesse raggiungerlo così da solo. Vabbè. Poi dopo che cosa abbiamo? Abbiamo lo scontro contro It contro Vegeta, che Vegeta le busca e anche parecchio. Praticamente lo mette giù con un solo colpo, poi lo scontro contro Goku, che praticamente riesce a comprendere la tecnica di It in 2 secondi, anche se è tipo la persona più stupida del mondo, però va bene. Non ha molto senso. Vabbè, qua scontro contro It, andiamo avanti, diventa Super Saiyan God. Ah, questa qua è la differenza di cui tanto si è parlato, che diventa Super Saiyan God anziché Super Saiyan Blue Kaioken, a differenza di quello che succede nell'anime, perché il God, secondo il manga, è più veloce rispetto al Blue Kaioken, quindi utilizza quello per arrivare allo stesso tempo di It. E niente, a un certo punto non lo sconfigge, ma va direttamente fuori dal ring di sua scelta, Goku, senza motivazione, perché vuole vedere combattere Monaca, che Monaca è scarso. Vabbè. Poi a un certo punto compare Zeno, il quale parla di voler fare per appunto un torneo con tutti gli universi, e quindi quello che vedremo
ipoteticamente nella parte 3, dopo la fine di Black Goku e bla 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 bla. Poi, dopodiché, che cacchio succede? Fanno il desiderio stupido di Beerus a favore del fratello Ciampa, un desiderio inutile, e poi comincia praticamente il capitolo più bello, che è quello di Trunks dal futuro. Character design di Trunks è spettacolare, anche se la scelta di colorare i capelli di un altro colore mi ha fatto un po' storcere il naso. E si parte per l'appunto dal suo futuro, dove vi è un avversario nuovo, che per l'appunto non viene rivelato per un bel po'. Si vedono soltanto degli scoppi del cazzo, dei bombardamenti a caso, e poi lui arriva a casa e incontra Mai. Io questa scelta di rendere Mai la fidanzatina di Trunks non l'ho capita per niente, ma va bene. Quindi parla con Mai e dicono che devono tornare al proprio tempo, che è morta la Bulma del passato, e devono tornare per appunto al tempo in cui c'erano ancora Goku e Vegeta, quindi nel passato alternativo. E poi questo qui. Allora, questo capitolo cosa c'era di interessante? Ah sì, viene presentata per la prima volta in assoluto la sorella di Bulma, che era amica di Yako quando erano piccolini. Poi, cosa succede? Niente di che. Niente di ultimo viene presentato. Bel design di Black Goku, molto carino. E quindi riesce fortunatamente, anche se riesce a trasformarsi in Super Saiyan 2, perché si è allenato col Kaioshin, ma dopo un breve sconto, dove riesce anche a piazzare qualche colpo, riesce alla fine a prendere la navicella e a tornare al proprio tempo. Quindi molto bello, torna al proprio tempo proprio durante un piccolo scontro tra Goku e Vegeta, e Trunks piccolo vede Trunks grande, quindi vado a spiegare adesso a sto poveretto che ha un fratello barra gemello del futuro. E niente, Trunks spiega un po' quello che cacchio sta succedendo. Aveva scambiato Goku per Black Goku e decidono sia Goku che Vegeta di aiutarlo, ma prima ci sta un piccolo incontro preliminare dove Goku si, diciamo, palesa nelle sue forme, arriva fino al Super Saiyan 3, e il Super Saiyan 2 potenziato dal Kaioshin di Trunks regge e quasi supera il Super Saiyan 3 di Goku. Questa è una cosa che ricorda un pochettino il Super Saiyan, la versione suprema di Gohan, però non so perché effettivamente Trunks non raggiunge come dire, un livello supremo, ma questo Super Saiyan 2 potenziato. Vabbè, ognuno ha il proprio. Quindi ci sta un breve incontro, però alla fine fa il Super Saiyan God barra blu e Goku vince facilmente. E poi niente, finisce qui. Che devono decidere, devono andare nel passato per l'appunto. Poi alla fine vi è un manga extra che è tipo un piccolo pezzetto del torneo di Cell, o meglio dell'arrivo degli androidi di Dragon Ball Z. Niente, finisce qui, poi vi è soltanto pubblicità, pubblicità, pubblicità. E niente, questo è tutto per quanto riguarda Dragon Ball Super. Noi ci becca un prossimo quello che è. Dovrebbe essere un unboxing, non lo è in realtà. Bella!